della nascita, della rinascita culturale di Roma. E quindi queste sono parole che adesso, se ci fosse Alessandro Raimo con noi, dice parole pesanti, nel senso che comunque cioè, il municipio Quinto, come sappiamo, è ricco di risorse culturali, archeologiche e quant'altro, può diventare a tutti gli effetti il vero centro della rinascita culturale di Roma. Certo. E quindi ben vengano iniziative come queste. Senti, invece quest'altra è l'altra notizia che abbiamo dato l'altra, sempre lo stesso giorno. Eccola che ci arriviamo. Sì. Eccola qui. Questa è una notizia che i cittadini di Oltreteste aspettavano da tantissimi anni. Sì. Come abbiamo avuto modo di commentare anche in un notiziario, non ricordo se era il 14 maggio. Sì. Si sono conclusi quindi i lavori stradali all'incrocio tra via Viscogliosi e via di Oltreteste in direzione di Walter Tobagi. E quindi c'è il lavoro che prevedeva il restringimento dell'asola che ospitava il semaforo all'incrocio, quindi darà più dei lavori che daranno più spazio, quindi desterzata all'autobus del 5.56. Quindi erano dei lavori che alcuni i cittadini di Oltreteste, circa 3.500, aspettavano, perché questo cosa comporta? Comporta che loro adesso sono più vicini alla Casilina, quindi per loro risulterà molto più semplice, utilizzando il trasporto pubblico, arrivare alla Casilina all'altezza della stazione di Torre Maura della metro C. Leggo la dichiarazione, se non sbaglio, di Assogna, che dice: siamo riusciti a far passare la linea del 5.56 su via di Oltreteste in direzione Tobagi, dopo anni che i cittadini dell'ex municipio Roma 7 chiedevano questo cambiamento. Collaborando con il nostro ufficio tecnico, l'assessore municipale alla mobilità, questa è una dichiarazione del presidente. Quindi, sì. Lavorando con l'ufficio tecnico, l'assessore municipale alla mobilità, quindi Giovanni Assogna, e l'agenzia della mobilità di Roma Capitale, abbiamo concretizzato questo intervento. Infatti dichiara Gianmarco Palmieri, presidente del quinto municipio di Roma 5. Che dire, siamo contenti perché io, essendo un cittadino dell'ex municipio settimo, ne ho sempre sentito parlare di questi di Oltreteste e del problema che ha con il trasporto pubblico, e quindi questo è un primo passo, un ulteriore passo, perché se poi non erro, ricordando quello che disse Pietro Santi durante la trasmissione Pup per Quinto, ci sono state delle lotte riguardo comunque al miglioramento del 5.56, che poi hanno portato a buoni frutti, e lotte che però dopo, esattamente, col passare del tempo, vabbè, questo è un altro discorso riguardo i tagli comunque dell'ATAC, e quindi questa è una cosa positiva, e ci auguriamo che si possa fare ancora meglio e si possa sempre migliorare, e magari, perché no, far partire questa metro C in modo tale che così, esattamente, riusciamo anche a risolvere questo problema. L'ultima cosa è questa qua degli invalsi. Ne abbiamo parlato sia nella trasmissione Ascoltando si impara, mercoledì, con Sabrina Cicconetti e l'insegnante che è venuta qui a trovarci della Scuola Belli di Villa Gordiani, e poi anche il giorno dopo con Edoardo Annucci nella Scuola Siamo Noi, il rappresentante della Federazione degli Studenti di Roma. E questa lotta degli invalsi, che come ci dicevano sia gli insegnanti, i studenti e i genitori, va avanti, che però, da caro Davide, con questa notizia che stiamo approfondendo, chiudiamo poi la trasmissione, cioè, come loro ci hanno detto, sì, la battaglia la stanno facendo, però purtroppo nei genitori e diciamo nell'idea, nella collettività delle persone non sta entrando, e rimane solo, sembra, una battaglia di nicchia degli studenti. Quindi non si riesce a sensibilizzare l'intera cittadinanza esattamente. In particolare i genitori che utilizzano le scuole primarie, ci diceva l'insegnante, quasi come, vabbè, se voi non fate sciopero per me è un problema, perché non so dove portare mio figlio, come se la scuola fosse una, posso usare questo termine, una discarica. Sì, un posto dove lasciare il bambino e poi andarlo a riprendere. Esattamente. Eh sì, questa è una cosa comunque che preoccupa, nel senso, molto probabilmente non si riesce a far breccia nell'opinione pubblica, perché sono i mass media che ne parlano poco, e quel poco che ne parlano male.
Quindi ben vengano altre iniziative, altre puntate di La Scuola Siamo Noi o di Imparando, Ascoltando Si Impara, perché così riusciamo, almeno noi di Radio Roma Futura, a sensibilizzare i nostri radioascoltatori sul tema e sul problema relativo a questa, alla scuola. E che dire, insomma, che dire, lo slogan della nostra radio. quindi andiamo in conclusione, Davide. Abbiamo fatto 1 ora e 5 di trasmissione, ringraziamo i nostri ascoltatori. Oggi è stata, come ripeto, posso solamente puoi da rustigano, tutto, puoi tutto, perché sennò puoi poi tutto. Gli amici dell'associazione culturale Il Grillo Parlante non solo mi bacchettano sulle mani. Oltre alla bellissima iniziativa della Magna Longa che si terrà domani nel terzo municipio, da domani, quindi 17 e 18, presso il Parco Fabio Montagna c'è l'iniziativa Un Dono per un Sorriso, la quarta edizione. Ci sono le associazioni della rustica, tutte quante, quindi Team Drivers, Grillo Parlante, Sue Rider e quant'altro, che fanno questa iniziativa incentrata proprio sui bambini, quindi su iniziative. C'è addirittura la gara con i go-kart. Quindi è una cosa abbastanza bella e interessante. Quindi per chi vuole, da domani, quindi domani 17 e il 18, c'è questa iniziativa al Parco Fabio Montagna a via Federico Durano, alla Rustica. Noi quindi ringraziamo e salutiamo sempre gli amici del Grillo Parlante, perché so che ci stanno sempre ad ascoltare. Sì, e infatti sosteniamo, erano pronti con le bacchette. Con le bacchette sosteniamo non solo perché ci ascoltano, ma perché ci crediamo nel loro lavoro. Tutte le loro iniziative, e salutiamo anche il consigliere comunale Marco Palumbo, che ci scrive su Facebook e avevamo provato a contattarlo, ma oggi è appunto giornata di lavoro per i consiglieri nelle varie commissioni e ha fatto tardi, ma lo salutiamo e sicuramente la settimana prossima lo sentiremo nei vari commenti della situazione capitolina. Avrà molto da raccontarci e poi non ci dimentichiamo, come stavo dicendo, che tu ben conosci, a Emiliano De Angelis, che poi per le elezioni europee, insomma, pronteremo uno speciale il giorno dello scrutinio, insomma. Più che altro, ovviamente, le cose che ci interessano sono i nostri 3 municipi, esatto. Come andranno le elezioni in questi 3 municipi. Dici, vabbè, ma parliamo d'Europa, ho capito, però insomma, voglio dire. Vabbè, è tutto collegato. Tutto collegato. Si parte dall'Europa e si arriva domani al Camp Nou, ore 18, Barça, Atletico Madrid. Speriamo che vamos a ganar. E vediamo un po', perché Palumbo ci sta continuando a scrivere su Facebook. No, ora sì. Va bene, ti salutiamo. Sei meglio di Renzi, eh? Parli al microfono, chatti. Sì, non esageriamo con le parole. Comunque continuiamo a salutare l'onorevole Palumbo. E io invece saluto Davide Di Carlo. Ringrazio per aver passato quest'ora in compagnia. Io saluto te, Massimo. Va bene, uguale. E saluto tutti quanti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. E noi risalutiamo l'onorevole Palumbo che ci scrive su Facebook. Parole affettuose. Parole affettuose. Chiudiamo con Brothers in Arms dei Dire Straits, che ci fa sempre piacere. Ricordiamo che dopo di noi ci sarà Sound Goods, quindi Sonido Bueno, con Pietro, che ci porterà indietro negli anni, la grande musica degli anni 60, la musica quella che ci piace, quella che piace a noi poveri vecchietti. E poi non ci dimentichiamo che dalle 20:30 c'è 5 contro 5 con il Borussia Roma, e questa sera invece Show Random con The Gordians. Un saluto a tutti e ci sentiamo dopo. Arrivederci. Covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands
someday you return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. It's written in the stars.